Partirei da ringraziare l'associazione Alpini, sia nazionale che locale, perché ci affianca ogni anno nel ricordo, appunto, nel promuovere soprattutto quelle sensibilità che la società moderna dimentica facilmente. Qua siamo in un luogo importante per Valle Croce, questa è una base militare attiva che attualmente appunto ospita una missione di pace con militari che presiedono il territorio per le frontiere. Poi ovviamente oggi è una celebrazione che ricorda due ragazzi che hanno perso la vita per il nostro paese, per dei valori in cui credevano. Quei valori che purtroppo, lo devo dire da sindaco, da cittadino, da uomo, mi rendo conto che li troviamo sempre meno nei rapporti quotidiani. Per quello che deve essere la lealtà, l'onestà, la voglia di credere negli ideali. Quindi sicuramente con cuore, che spero che queste iniziative, queste presenze della città possano riaccendere questa voglia di comunità. Presente all'inizio di questi due giorni, ma in un momento molto, molto particolare, che è quello del ricordo davanti al monumento, ai cippi dei tre ragazzi della Riviera di Ponente caduti in missione di pace, e a ricordare insomma il loro sacrificio, il sacrificio della vita di ragazzi molto giovani che hanno perso il bene più prezioso per esportare i valori della democrazia e i valori dell'Italia all'estero. Ci fa molto specie ricordarli in questo momento, quando invece per valori completamente differenti, che è quello dell'invasione, della conquista dei territori, si è accesa una guerra da qualche mese alle porte dell'Italia, nell'Europa dell'Est, a dimostrare che giovani sono pronti a sacrificarsi per esportare pace e altri governanti invece sono disposti a sacrificare giovani per iniziare delle guerre. Insomma, quindi un momento molto particolare in cui ho avuto il piacere di incontrare i genitori del caduto Campagna e del caduto Chiarotti. Sempre un momento toccante, ma un momento di veder loro così sereni, un momento di serenità, pensare che i genitori hanno perso dei figli ma non perdono la volontà di ricordare quello che loro stanno facendo al momento in cui sono caduti. Molto commovente, è un momento di ricordo di questi tre ragazzi che comunque sono andati all'estero e sono caduti all'estero per difendere la nostra bandiera e per rappresentare la nostra bandiera, per rappresentare la nostra patria. Gli Alpini quest'anno commemorano i 150 anni dalla loro Costituzione e rappresentano un orgoglio italiano, e questo è il modello che vogliamo anche esportare all'estero. Da sempre svolgono un'azione non solo dal punto di vista militare ma anche civile, sono vicini ai cittadini, quindi c'è la vicinanza da parte delle istituzioni nei loro confronti, che ringrazio. Ovviamente oggi è un'importante giornata perché inizia il raduno degli Alpini ed inizia con una cerimonia di ricordo di tre ragazzi giovanissimi che hanno dato la cosa più cara che avevano, la vita per la patria, per la nazione. È un momento assolutamente toccante sentire le parole delle famiglie, sapere le loro storie, quello che hanno fatto e cosa li ha portati a donare la vita, è sicuramente un qualcosa che lascia un segno dentro ognuno di noi. Come istituzione abbiamo l'obbligo di ricordarli, abbiamo il dovere di ricordarli, ma non solo, anche di fare azioni concrete. E a tal proposito io in Regione Liguria ho protocollato una proposta di legge per il riconoscimento delle vittime di dovere in Regione Liguria l'istituzione di una giornata alle vittime del dovere, perché credo sia fondamentale. Quindi mi auguro che questo percorso abbia un iter e lo abbia non solo per ricordare, ma per fare qualcosa anche di efficace ed effettivo.